Buongiorno ragazzi! Oggi vi invitiamo a scoprire insieme a noi alcuni segreti che la città di Vicenza ci nasconde. Pensate un po', 3 metri sotto Corte dei Bissari si cela un'area archeologica ancora poco conosciuta. Vi state domandando perché si trova sottoterra? Nel passato Vicenza è stata abitata da diverse popolazioni e ognuna di loro ha costruito una nuova città sopra quella vecchia. Così facendo, le costruzioni e i reperti delle popolazioni più antiche sono finite in profondità, mentre, mano a mano che si sale verso la superficie, troviamo le strutture più recenti. Scoperta nel 2008, l'area archeologica di Corte dei Bissari racchiude al suo interno più di 1000 anni di storia della nostra città. Guardate questi vasi di terracotta. Sono molto antichi. Uno risale addirittura all'VIII secolo avanti Cristo. La nostra città ha un bel po' di storia alle spalle. Questi manufatti sono stati realizzati dai Veneti antichi, una popolazione alquanto misteriosa che viveva nel nostro territorio. Erano abili commercianti e allevatori di cavalli che si sono schierati dalla parte dei Romani quando hanno deciso di espandersi verso il nord Italia e di combattere contro i Galli. Grazie a questa antica alleanza, i Veneti antichi hanno ottenuto la cittadinanza romana con diritto di voto. Da questo momento in poi, il primo villaggio veneto viene trasformato dai Romani in una vera e propria città, con costruzioni in pietra e mattoni. Nello scavo potete vedere alcuni resti di queste strutture. Per esempio, è rimasta traccia di una fognatura e di 2 domus, le case delle famiglie patrizie. Guardate i murales, non notate qualcosa di strano? Avete visto la fanciulla dentro casa, che è più alta della signora che cammina sul marciapiede? Non è un errore, il pavimento è più alto della strada, così da essere sullo stesso livello dell'ingresso principale. Spostandoci possiamo notare alcune pietre squadrate di grosse dimensioni. Cosa saranno mai? Sono i basoli di un antico cardo, una strada romana orientata nord-sud. E di fianco c'è persino il marciapiede. E questa montagnola? Che gli archeologi si siano dimenticati di pulire questa parte di marciapiede? Ma no, è stata lasciata apposta per far capire ai visitatori quanto è cresciuta la città dalla fine dell'impero romano al Rinascimento. Prima di salutarci, vi voglio far vedere questa struttura particolare. Cos'è secondo voi? Un passaggio segreto? Una tomba? No, è semplicemente una fognatura del 1500. Doveva servire per scaricare la sporcizia nel bacchiglione. A proposito, mi stavo dimenticando di farvi vedere la tomba di un uomo che faceva parte della popolazione dei Longobardi. Insediatasi in città alla fine del VI secolo d.C. Sappiamo poco di lui, ma di sicuro doveva essere molto ricco, perché sul suo sudario era cucita questa crocetta in oro. Spettacolare!